Benvenuti all'ultimo appuntamento della giornata con l'informazione della 7. Iniziamo con quanto sta accadendo in Campidoglio a 2 mesi dalla vittoria di Virginia Raggi e dei Pentastellati. L'amministrazione capitolina guida 5 Stelle subisce le dimissioni di figure di primo piano del governo della città. Per le opposizioni si tratta di un'evidente incapacità ad amministrare. Via in 5 nel giro di poche ore l'amministrazione di Virginia Raggi perde a Roma pezzi importanti. Tutto comincia con la rimozione del capo di gabinetto Carla Raineri, magistrato in aspettativa, rimosso per trasparenza, scrive il sindaco su Facebook. Secondo un parere richiesto all'autorità anticorruzione, la nomina della Raineri risulterebbe impropria, ma il taglio deciso dalla Raggi provoca le dimissioni a seguire anche dell'assessore al bilancio Marcello Minenna, pezzo da 90 della Giunta, con deleghe decisive alla spending review e al controllo delle aziende partecipate. Tra Raineri e Minenna sarà consolidata una stretta collaborazione nella segreteria tecnica del commissario Francesco Paolo Tronca. Da Ama e Atac arrivano le altre defezioni pesanti. Lascia Alessandro Solidoro, amministratore unico dell'azienda dei rifiuti della capitale, nominato appena un mese fa. Lo seguono a ruota i vertici di Atac, il direttore generale Marco Rettighieri e l'amministratore unico Armando Brandolese, che motivano la loro decisione con le ingerenze dell'assessore Meleo. Questo è solo l'inizio. Chi pensava che governare Roma sarebbe stata una passeggiata si sbagliava, ci siamo fatti tanti nemici. Il commento polemico del vicepresidente 5 Stelle della Camera Luigi Di Maio, che pure era stato il primo sponsor di Minenna. Come ampiamente annunciato, a gestire l'emergenza terremoto e la ricostruzione dei centri distrutti sarà Vasco Errani, l'ex presidente della regione Emilia-Romagna. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di oggi, che lo ha nominato commissario. Errani opererà in coordinamento con i governatori delle regioni interessate. Ha saputo tenere botta nel terremoto dell'Emilia del 2012. Il Premier ha motivato così la scelta del governo. Appena dopo la nomina, il neo commissario ha subito effettuato un sopralluogo ad Amatrice e in altre zone colpite dal sisma. Ed ora le indicazioni per come effettuare i versamenti per alimentare il fondo di aiuto per appunto i terremotati delle zone dell'Italia centrale. Ecco, vedete il cartello che indica anche l'iniziativa della Corriere della Sera e la 7. Basta la carta di credito e seguire questa indicazione per effettuare i versamenti. Il governo si aspetta notizie positive dai dati sul prodotto interno lordo che saranno diffusi domani dall'Istat, ma alla vigilia arrivano segnali scoraggianti dal settore manufatturiero. Nella rivelazione relativa ad agosto, l'indice PMI italiano è scivolato ai minimi dai 20 mesi a quota 49,8 dai punti rispetto a 51,2 precedenti. Una gelata che mette a repentaglio gli obiettivi di espansione economica indicati nel DEF di aprile. Sono scesi in piazza in migliaia ieri a Caracas per chiedere la fine della presidenza di Nicolás Maduro ed ora si teme che in Venezuela la situazione possa degenerare. Poliziotti e soldati sono stati dispiegati per tutte le strade della città e durante la settimana decine di attivisti sono stati arrestati con l'accusa di voler organizzare scontri durante le manifestazioni. A 3 anni dalla morte di Chavez, il suo successore Maduro non ce l'ha fatta a proseguire l'opera del comandante, di cui peraltro non ha mai avuto né il carisma né il fiuto politico, nell'enorme consenso tra i ceti popolari e i cittadini ora vogliono cambiare. Era l'ultima notizia per questa edizione, l'informazione sulla 7 torna alle 7:30. Buonanotte.